Poteva andare meglio? Beh, forse sì, ma diciamo che comunque no, non è andata male. Oggi è andata bene molto. No, è stata una giornata, sono stato abbastanza carded fino al quarto livello, però il tavolo era morbido e quindi anche abbastanza rilevante la cosa. Ho galleggiato fino alla pausa cena a 30.000. Poi vado a cena, arrivo 5 minuti in ritardo, mi siedo, spillo gli assi, small blind a so cappa con la mia immagine, ha sciovato un fantamiliardo e quindi facile a 60 e poi niente, poi da lì è stato un crescendo, bene, sono contento. Tra l'altro sei stato uno dei pochi che non è stato mai spostato di tavolo, hai preso le misure, visto che ti ho sentito da lontano anche fare letture abbastanza precise, sia il positivo che il negativo, insomma era buono. Guarda, oggi me lo dico da solo, ho giocato bene, era... L'avevamo detto anche nell'intervista precedente, sono 2 anni in cui ho maturato un livello di gioco online del quale finalmente sono contento. E l'anno scorso è stato il primo anno in cui il live l'ho girato a un buon volume, ma avevo ancora tanti leak, ne ho ancora per carità, però avevo intenzione di arrivare molto più concentrato agli eventi, molto più carico, poi questo insomma l'evento di casa, l'evento di GD, e ci tenevo particolarmente, sono arrivato un giorno prima, ieri sera invece che andare fuori mi sono fatto il turbone per scaldarmi, non mi sono messo a spiguare quando ho perso un paio di colpi un po' a caso, no, oggi ho giocato bene. Però insomma è lungo, voglio dire, siamo ancora un fantamiliardo, è lungo, sì, però è lunghissimo. Se posso fare cash out... Le facciamo da, non è da un giorno, oggi è tuo. One day sì, no, è lunga, però è un buon inizio. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie ragazzi.